carriera di ogni calciatrice vi sono degli incontri che si ripetono, che ti cambiano e che a volte rappresentano l'inizio e la fine di un nuovo percorso, aprendo a loro volta uno nuovo. Roberta Dadda ha vinto tutto ciò che era possibile vincere in Italia, ma a scandire la sua carriera è stata la Champions League con quell'Olympique Lione che in due momenti ben distinti e distanti tra loro ha rappresentato un ostacolo insuperabile sul cammino del difensore centrale lombardo. Da qui, dal ricordo del tunnel dello Stadio Gerrard, comincia il nostro racconto. Sì, a Lione ho un ricordo bellissimo che è appunto questo tunnel. Il tunnel che io ho sempre visto, insomma, in televisione, quando tu guardi le partite di Champions e vedendo il Lione maschile, quando io sono arrivata lì ho detto, caspita, questo è lo stadio che io ho visto in televisione. Per cui quando io ho percorso quel tunnel è stata un'emozione fortissima la prima volta. E tra l'altro ero appunto quando ero a Verona, quindi ero più giovane. E quindi era una ragazza che, quando ha attraversato appunto questo tunnel, aveva un insieme di emozioni. A Brescia invece è stato diverso, nel senso che, avendolo già vissuto, è stata sì un'emozione forte, però è stata un'emozione che mi faceva ben capire che obiettivo io stavo andando a raggiungere. L'esordio in Champions League, Dadda lo compie con il Fiamme Monza, squadra in cui è cresciuta e con cui ha vinto i suoi primi trofei. Monza è stata insomma la mia casa perché io ho vissuto 9 anni lì e lì ho raggiunto il mio primo obiettivo della Champions. Allora, giocare la Champions penso sia l'obiettivo di qualsiasi bambina o bambino che giochi a calcio. Io ce l'ho fatta ed è stata un'emozione fortissima. Abbiamo vinto lo scudetto e quindi di conseguenza sapevamo che saremmo andati a giocare in Europa. Qui abbiamo giocato i preliminari ai tempi, li abbiamo giocati in Lituania e purtroppo però l'avventura è andata male, nel senso che siamo usciti subito ai preliminari per una differenza reti, senza perdere mai una partita. Però purtroppo quel gol ci ha condannati a ritornare a casa. È stata un'emozione forte perché appunto io ho giocato con la mia squadra dove sono cresciuta. Per cui non potevo chiedere di più, nel senso che ho raggiunto un obiettivo con le compagne con le quali ho vissuto 8 anni insieme, che ho condiviso gioie e dolori, dove abbiamo vinto il primo scudetto ed è stato anche per me il primo scudetto della mia storia. Se è con la maglia del Fiamme Monza che muove i primi passi in Champions e vince i primi trofei, e con il Verona che Dadda diventa una delle più forti centrali difensive del campionato italiano, tornando a vivere da protagonista alla massima competizione europea. Beh, a Verona quando scendi per la prima volta di fronte a uno stadio enorme come il Bentegodi, insomma un vero stadio, ti trovi di fronte a una montagna, insomma, e dici adesso io cosa faccio? Le emozioni che tu puoi provare sono tantissime, nel senso che già quando tu scendi dal pullman ti ritrovi i tifosi, i fotografi, insomma, che sono lì per te, per noi, insomma. Quando entri in campo è tutt'altra emozione, perché di fronte ti trovi 7.000 persone, 8.000 persone, cose che in campionato non vedi mai. Per cui quando scendi in campo, inizi a correre, prepari il riscaldamento, già ti viene una carica che dici io queste le asfalto. Io ho incontrato appunto il Lione a Verona e siamo uscite ai quarti e l'anno dopo quindi ho rifatto la Champions e siamo uscite invece sempre ai quarti ma contro una squadra danese. Allora, giocare contro squadre così forti in stadi così pieni sono cose che non puoi ripetere tutti i giorni. Io le ho provate queste emozioni anche in nazionale, giocando appunto gli europei, giocando appunto contro anziché 7.000, anche 15.000, 20.000 persone. Però ti ripeto, il giocare una partita di Champions è diverso che giocarsi un europeo. Le emozioni ci sono entrambe, ma sono completamente diverse, perché giocare con la squadra di club, con la squadra comunque che tu sei cresciuta, perché alla fine se non sei forte nel club sicuramente non puoi arrivare in nazionale. Per cui giocarti una partita del genere con una squadra di club, secondo me è il massimo. Dopo la doppia esperienza in Champions con il Verona, per Dadda è il momento di una nuova scommessa, ripartire dal piccolo Brescia e portarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. 6 anni dopo, quella scommessa si può considerare vinta. 6 anni fa sono arrivata qui a Brescia, è stato
un punto di partenza con una nuova società, nel senso che io arrivavo da Verona, per cui per me dove ho vinto tutto e dove è stata una squadra di altissimo livello, Verona. Sono arrivata qui a Brescia dove appunto bisognava la squadra si era appena salvata, per cui si ripartiva da zero, si ripartiva con nuovi obiettivi e con nuove prospettive. Siamo partiti, la squadra era non la squadra di adesso, per cui era una squadra molto più debole. È stato difficile riuscire a far capire alle ragazze quanto bisogna lavorare per poter raggiungere certi obiettivi. Però io ce l'ho messa tutta perché io volevo questa cosa, volevo che le ragazze crescessero. Sono stati 6 anni bellissimi dove io ho vissuto emozioni forti, gioie e dolori e dove appunto queste emozioni si sono tramutate poi in realtà. Dove io ho vinto una Supercoppa, una Coppa Italia, uno scudetto e finalmente sono riuscita a portare il Brescia in Champions. Tutti obiettivi che io mi ero prefissata, tutti obiettivi che nella mia testa ho detto io devo raggiungere con questa società, appunto perché sapevo anche che la società era una società seria, dove il presidente Cesari si era imposto con i suoi sacrifici di voler raggiungere questi obiettivi. E io ho voluto aiutarlo, ho cercato con la mia esperienza di poter portare qui a Brescia tutto quello che io avevo imparato negli anni precedenti. Quest'anno una responsabilità in più per la campionessa bianco-blu, quella di guidare in Europa una squadra ancora più ringiovanita, con 7 esordienti assolute in Champions League. Quando parlo con le ragazze più giovani io mi ritrovo tantissimo, nel senso che con loro io rivedo tutto quello che io ho vissuto quando ero più giovane. E quando parlo con loro, soprattutto con Martina, io rivedo tantissime cose in lei che io ho vissuto quando ero più giovane. In lei vedo l'emozione, vedo la voglia di fare, vedo il raggiungimento degli obiettivi, vedo tante cose che io ho vissuto sulla mia pelle appunto da giovane. Quando abbiamo parlato l'anno scorso per la prima volta della Champion, vedevo in loro questi occhi grandissimi che si spalancavano sul nome Champion. E mi davano emozione, mi davano un qualcosa che io ho vissuto anni fa, per cui per me è stato un qualcosa di forte, un qualcosa che loro mi trasmettono a me e io spero di aver potuto trasmettere a loro. Quest'anno invece il parlare della Champion con ragazze ancora più piccole, perché la squadra si è ringiovanita, è un qualcosa che mi dà altre emozioni, che sono completamente diverse. Con Laura, parlare con Giulia di un qualcosa chiamato Champion è un qualcosa che non si può descrivere, nel senso che loro sono ancora più piccole e quindi penso che loro guardino la televisione e dicano: cavolo, un giorno io vorrei essere lì. E quel giorno è arrivato perché loro quest'anno saranno a Liverpool con noi. Quasi 200 partite da Leonessa, 300 in Serie A, quasi un centinaio in nazionale. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Con il numero 3, la campionessa Roberta Gatta!